pensi ancora. Perché è avvenuto a Copenaghen? Che importanza ha, tesoro, adesso che siamo tutti e tre morti e sepolti. Certe domande rimangono anche dopo che chi le ha fatte è morto. Certe domande non hanno risposta. Ma perché è avvenuto? Che cosa stava cercando di dirti? L'ha spiegato dopo. Ha spiegato, sì, tantissime volte. E ogni volta che ha spiegato è diventato più oscuro. Probabilmente era molto semplice. Voleva solo parlare. Parlare col nemico e nel bel mezzo di una guerra. Margrethe Tesoro non eravamo certo noi il nemico. Era il 1941. Eisenberg era uno dei nostri più vecchi amici. Eisenberg era tedesco. Noi eravamo danesi sotto l'occupazione tedesca. Questo ci metteva certamente in una posizione difficile. Non ti ho mai visto così arrabbiato con qualcuno come lo fosti con Heisenberg quella sera. Non per contraddirti, ma credo di essere rimasto piuttosto calmo. Io lo capisco quando sei arrabbiato. Per lui era difficile come lo era per noi. E perché l'ha fatto allora? Adesso nessuno può più essere ferito, nessuno può più essere tradito. Penso non lo abbia mai saputo neanche lui. Lui lui non era un amico non dopo quella visita che segnò la fine della famosa amicizia tra Niels Bohr e Werner Heisenberg adesso siamo tutti morti e sepolti certo e il mondo di me ricorda soltanto due cose una è il principio di indeterminazione e l'altra è la mia misteriosa visita a Niels Bohr a Copenaghen nel 1941 L'indeterminazione la capiscono tutti, o credono di capirla. Nessuno capisce il mio viaggio a Copenaghen, quante e quante volte l'ho spiegato, allo stesso Bohr e a Margrete, a quelli che mi interrogavano e agli agenti dei servizi segreti, ai giornalisti e agli storici. E più spiegavo, più profonda si faceva l'indeterminazione. Bene, farò volentieri un altro tentativo. Adesso che siamo tutti morti e sepolti, adesso nessuno può più essere ferito, nessuno può più essere tradito. A me non è mai piaciuto del tutto, sai. Certo che ti piaceva. Quando venne qui la prima volta negli anni venti, ti piaceva e come? Era, era... uno di famiglia. <ride> Erano tutti bravi quelli che venivano a Copenaghen a lavorare con te. Qui hai avuto la maggior parte dei grandi pionieri della teoria atomica in quegli anni? Sì, ma più ci ripenso e più mi convinco che Heisenberg era il più <ride> grande di tutti. E allora che cos'era Bohr? Era il primo di tutti noi, il padre di tutti noi. La moderna fisica atomica cominciò quando Bohr capì che la teoria dei quanti si poteva applicare alla materia come all'energia. 1913. Tutto quello che facemmo dopo era basato su quella sua grande intuizione. E pensare che la prima volta venne qui come mio assistente. Era il 1924. Già avevo appena finito il dottorato e Bohr beh, ora era il fisico atomico più famoso del mondo e nel giro di appena un anno aveva inventato la meccanica quantistica. Beh, fu il risultato della vostra collaborazione, più che altro di quello che aveva fatto con Max Born a Göttingen. Un altro anno e poco più e sarebbe arrivato all'indeterminazione E tu alla complementarietà Ne discutevamo ad alta voce insieme Facemmo gran parte del nostro lavoro migliore insieme Heisenberg di solito indicava la strada Bordava un senso a tutto Operavamo come una ditta Presidente, direttore generale Padre e figlio Una ditta familiare Anche se avevamo dei figli nostri E continuiamo a lavorare insieme a lungo Anche dopo che smise di essere mio assistente Già a lungo, dopo che avevo lasciato Copenaghen nel 27 per tornare in Germania. A lungo, dopo che ottenni una cattedra e mi feci una famiglia. Poi i nazisti presero il potere. E le cose si fecero sempre più difficili. Quando scoppiò la guerra, divennero impossibili. Fino a quel giorno. 1941. Quando tutto finì per sempre. Settembre 41. Per anni nella mia memoria. Era diventato ottobre. Era settembre, fine settembre. Curiosa specie di diario la memoria. Apri le pagine e tutte le intestazioni chiare, gli appunti ordinati, beh, si dissolvono intorno a te. Avanzi tra le pagine, tra i mesi, i giorni. E dentro la tua testa il passato diventa presente. settembre 41, Copenaghen. E di colpo, beh, di colpo eccomi qua, che scendo dal treno notturno proveniente da Berlino con il mio collega von Weizsäcker. Due normali abiti e impermeabili civili in mezzo alle uniformi grigio-verdi della Wehrmacht. Nella borsa ho il testo della lezione che devo tenere, nella mente ho un'altra comunicazione che deve essere consegnata, la lezione sull'astrofisica. Il testo nella mia mente è più difficile. Naturalmente noi non possiamo assistere alla lezione. No, se la fa l'Istituto Tedesco di Cultura no. È un'organizzazione propagandistica nazista. Lui deve sapere come la pensiamo al riguardo. Vuole incontrarti. Presumo che sia per questo che è venuto. Ma come si può combinare un incontro con Bor? Ma non penserai sul serio di invitarlo a casa? Evidentemente è quello che lui spera. Ma Nils, hanno occupato il nostro paese. Lui non è loro. Lui è uno di loro. Prima di tutto c'è una visita ufficiale nel luogo dove Bor lavora, l'Istituto di Fisica Teorica, con un imbarazzante pranzo nella vecchia familiare mensa. Nessuna possibilità di parlare con Bor, naturalmente, sempre che sia presente. C'è Rosenthal. È Peterson, credo. Meller, quasi certamente, rivedo tutto come in un sogno, ma non riesco a mettere bene a fuoco i contorni precisi della scena che mi circonda. Lui sa di essere tenuto d'occhio, naturalmente. Bisogna tenerne conto. Deve stare attento a quello che dice. Altrimenti non gli permetteranno più di andare all'estero. Tesoro, la Gestapo gli aveva piazzato dei microfoni in casa. Lo disse lui a Goodsmith quando tornò in America. Le SS lo avevano interrogato nei sotterranei della Prinz Albrecht Strasse. Però poi lo avevano rilasciato. Chissà se hanno mai sospettato anche per un solo momento quanto sia stato penoso ottenere il permesso per questo viaggio. Umilianti appelli al partito, sforzi avvilenti per far leva su qualche amicizia al Ministero degli Esteri. Come ti è parso? È molto cambiato? Un po' invecchiato. Io continuo a immaginarlo come un ragazzo. Ha quasi 40 anni. È un professore ormai di mezza età. Sta raggiungendo in fretta tutti noi. Vuoi ancora invitarlo qui? Esaminiamo i pro e i contro in modo ragionevolmente scientifico. Primo, Heisenberg è un amico. Primo, Heisenberg è tedesco. Un ebreo bianco, così lo chiamavano i nazisti. Ha insegnato la relatività e dicevano che era fisica ebrea. Non potevano fare il nome di Einstein, questo è certo, ma lui ha insistito con la relatività, nonostante più terribili attacchi. I veri ebrei hanno perduto il lavoro, mentre lui insegna ancora. Insegna ancora la relatività. È ancora professore a Lipsia, già, a Lipsia, non a Monaco. L'hanno tenuto alla larga dalla cattedra di Monaco. Beh, avrebbe potuto essere alla Columbia. O a Chicago, aveva ricevuto offerte da tutte e due. Non ha voluto lasciare la Germania. Vuole restarci per ricostruire la scienza tedesca quando Hitler se ne sarà andato alla detta Goodsmith. E se è sorvegliato sarà tutto riferito, chi incontra, quello che dice, quello che gli dicono. Mi porto dietro la mia sorveglianza come una malattia infettiva, però so che anche Bohr è sotto sorveglianza. E sai bene che anche tu sei sotto sorveglianza. Della Gestapo? Se ne renderà conto. Io non ho nulla da nascondere. Dei nostri compatrioti danesi. Sarebbe un terribile tradimento di tutta la fiducia che hanno riposto in te se pensassero che stai collaborando. Invitare a cena un vecchio amico non significa collaborare. Potrebbe sembrarlo. Già, ci ha messo in difficoltà. Non parlerete di politica. Ci limiteremo alla fisica. Presumo che sia di fisica che vuole parlarmi. Ma devi anche presumere che tu e io non siamo le uniche persone a sentire quello che si dice in questa casa. Se vuoi parlare in privato con lui fareste meglio a uscire all'aperto. Non ho intenzione di parlare privatamente. Potreste fare un'altra delle vostre passeggiate? Potrò almeno proporre una passeggiata. Credo che non andremo a fare nessuna passeggiata. Qualunque cosa voglia dire, può dirla dove chiunque può sentirla. Forse si tratta di una qualche nuova idea che vuole verificare con te. Di che idea può trattarsi però? Quali nuove strade si stanno aprendo? Mm, vedi, malgrado tutto, adesso sei incuriosito. E così, eccomi qua in cammino nel tramonto autunnale verso la casa dei Bor. Che cosa provo? Paura, certo. Quel pizzico di paura che si prova sempre di fronte a un insegnante, a un datore di lavoro o a un genitore. Ma una paura peggiore per quello che ho da dire, per come dirlo, per come affrontare l'argomento, una paura ancora peggiore per quello che accadrà se fallisco. Non sarà una cosa che ha a che fare con la guerra? Heisenberg è un fisico teorico e non credo che qualcuno abbia scoperto un modo di usare la fisica teorica per far uccidere le persone. Vabbè, non sarà qualcosa che riguarda la fissione. La fissione. Perché mai dovrebbe parlarmi di fissione? Perché tu ci stai lavorando? Ma Heisenberg no. No? Sembra che lo stiano facendo tutti e tu sei l'autorità in materia. Heisenberg non ha pubblicato niente sulla fissione. Ma è stato lui a fare tutto il lavoro iniziale sulla fisica del nucleo e allora ti consultava, ti consultava ad ogni passo. Questo Avveniva nel 1932 di fissione, si è parlato solo dal 1938 in poi. Ma se i tedeschi stessero sviluppando un'arma basata sulla fissione nucleare, tesoro, nessuno svilupperà un'arma basata sulla fissione. Ma se i tedeschi ci stessero provando, Heisenberg sarebbe coinvolto. Di certo non c'è penuria di bravi fisici tedeschi. Beh, non c'è penuria di bravi fisici tedeschi neppure in America o in Gran Bretagna. Gli ebrei se ne sono andati, ovviamente. Einstein, Wolfgang Pauli, Max Born, Otto Frisch, Lise Meitner. Eravamo primi al mondo nella fisica teorica. Chi è rimasto allora a lavorare in Germania? Sommerfeld, naturalmente, von Laue. Ma vecchi. Wirz, Artek. Heisenberg è nettamente superiore a tutti loro. Otto Hahn. Lui è ancora là e dopo, lui, dopo tutto è lui che ha scoperto la fissione. Ma Hahn è un chimico. E poi credevo che quello che scopriamo. Anzi... fu che Enrico Fermi lo aveva scoperto a Roma nel 1934, quattro anni prima. Già, solo che lui non si era reso conto che si trattava di fissione. A nessuno era venuto in mente che l'atomo dell'uranio potesse essersi scisso e trasformato in un atomo di bario e un atomo di cripton, non fino a quando Hahn e Strassman fecero l'analisi e individuarono il bario. Fermi è a Chicago. Sua moglie è ebrea. Dunque Heisenberg sarebbe a capo dell'operazione. Margrete, non esiste alcuna operazione. John Wheeler e io ne abbiamo parlato a fondo nel 1939. Una delle implicazioni del nostro articolo è che nel prossimo futuro non esiste alcuna possibilità di usare la fissione per produrre una qualsivoglia arma. Ma come mai allora ci stanno lavorando tutti? Perché c'è un elemento di magia in tutto questo. Tu spari un neutrone contro il nucleo di un atomo di uranio. E questo si scinde, dando luogo ad altri due elementi. È quello che cercavano di fare gli alchimisti nel medioevo, la trasmutazione, trasformare un elemento in un altro. Ma allora, che cosa viene a fare? Ah, adesso si è destata la tua curiosità. No, i miei presagi. E così avanzo scalpicciando sulla ghiaia familiare fino al portone Bor e tiro deciso la familiare catena del campanello. Ho paura, sì, ma anche un'altra sensazione che mi è diventata penosamente familiare nell'ultimo anno. Un senso di autocompiacimento unito a un'impressione di totale ineluttabile assurdità. Che dei due miliardi di esseri umani al mondo sia proprio io quello caricato di questa impossibile responsabilità. Carissimo Heisenberg, eh, carissimo Bor, prego, accomodati. E naturalmente, appena i loro sguardi si incontrarono, tutta la loro circospezione scomparve. Le vecchie fiamme si levano dalle ceneri. Basta riuscire a passare indenni le insidiose formalità iniziali. Sai, sono commosso che tu abbia ritenuto di potermi invitare. Dobbiamo cercare di continuare a comportarci da esseri umani. Beh, mi rendo conto di quanto sia imbarazzante. Eh, L'altro giorno a pranzo siamo a malapena riusciti a scambiarci un segno di un saluto. E poi Margrete, non la vedo. Da quando venisti qua l'ultima volta? Quattro sì. anni fa, 1937. Nils ha ragione, sembra invecchiato. Avremmo dovuto incontrarci tutti a Zurigo. Nel settembre 1939. Solo che, ovviamente. C'è stata una sfortunata sovrapposizione con lo scoppio della guerra. Tristemente. Tristemente per noi, certo. E per molti altri, ancora più tristemente. Eh, sì, davvero. Beh. È andata così. Che cosa posso dire? Beh, che cosa si può dire nelle circostanze attuali? Niente. I vostri figli. Bene, grazie. Bene, e bene. Elisabeth, i bambini? Bah, stanno benissimo, vi salutano naturalmente. Ci tenevano tanto a incontrarsi, malgrado tutto, ma è arrivato il momento in cui sono così impegnati a evitare l'uno lo sguardo dell'altro che non riescono neppure a vedersi. Mi chiedo se ti rendi conto di quello che significa per me essere di nuovo qui a Copenaghen, in questa casa. Sai, sono stato alquanto isolato in questi ultimi anni. Posso immaginarlo. E io lo osservo con discrezione mentre lui procede con difficoltà. Eh, sono state difficili le cose qui? Difficili? Certo, deve chiederlo, deve levarsi il pensiero. Difficili? Che posso dire? Finora non abbiamo subito i grossi abusi che hanno subito altrove. Qui non sono state applicate le leggi razziali. Non ancora. Qualche mese fa hanno cominciato a deportare comunisti e altri elementi antitedeschi. Ma voi personalmente? Ci hanno lasciati stare. Bene, sono stato in ansia per voi. Molto gentile da parte tua. Un altro silenzio. Ha fatto il suo dovere. Adesso può cominciare a portare la conversazione su argomenti più piacevoli. Beh, andate sempre in barca? In barca? Pessimo inizio. No. Niente barca. Ah, lo stretto è. Minato. Eh, certo. Sì. Suppongo che non chiederà a Nils se è andato a sciare. Sei riuscito ad andare un po' a sciare? A sciare? In Danimarca? Ma no, in Norvegia, una volta andavi in Norvegia. Già, certo, infatti. Ma dato che anche la Norvegia è insomma. Occupata? Eh. Certo. Questo potrebbe semplificare le cose. In effetti, immagino che adesso potremo andare in vacanza quasi dappertutto in Europa. Scusa, non era proprio in questi termini che stavo pensando. Forse sono un po' troppo suscettibile. Ma no, niente affatto, avrei dovuto rifletterci. Quindi. Immagino che tu non te la senta di venire in Germania. Beh, allora è proprio un idiota. Caro Heisenberg, sarebbe un errore banale pensare che i cittadini di un piccolo Stato. Un piccolo Stato occupato, vergognosamente e crudelmente occupato dal suo più potente vicino, non abbiano gli stessi, identici sentimenti di orgoglio nazionale dei loro conquistatori, lo stesso, identico amore per la loro patria. Nils, eravamo d'accordo. Di parlare di fisica, sì. E non di politica. Chiedo scusa. No, no, è che, è colpa mia, volevo semplicemente dire che io ho sempre quella mia vecchia baita in Baviera, così se per caso. Qualsiasi momento, per una qualsiasi ragione, tu pensassi certo, di... magari Margrete sarebbe così gentile da cucirmi una stella gialla sopra giacca a vento. E va bene, sì, sono stato uno stupido. Di nuovo silenzio. Quelle prime brevi scintille sono scomparse e le ceneri sono diventate davvero molto fredde. E così adesso incomincio a provare pietà per lui. Seduto qui, solo in mezzo a gente che lo odia, solo, contro noi due. Sembra di nuovo più giovane, come il ragazzo che venne qui la prima volta nel 24. Timido, arrogante, desideroso di amore, pieno di nostalgia di casa e felice di esserne finalmente lontano. E sì, è triste. Triste perché Nils gli voleva bene, era come un padre per lui. Allora, a cosa stai lavorando? Tutto ciò che può fare è insistere. per lo più alla fissione. Già, ho letto un paio di tuoi scritti su Physical Review e le distribuzioni di velocità dei frammenti di fissione. Sì, e qualcosa sulle interazioni del nucleo con i deutoni. Tu invece? A ah, varie cose. Alla fissione? <ride> Sai, a volte provo una grande invidia per il tuo ciclotrone. Perché? <ride> Stai lavorando anche tu alla fissione? Ce ne sono più di 30 negli Stati Uniti, mentre in tutta la Germania. Beh. <ride> Insomma, ci andate ancora in quella vostra casetta in campagna? Sì, andiamo ancora a Tiswilde. No, stavi dicendo, mentre in tutta la Germania... Non c'è neppure un ciclotrone. È così bello là in questa stagione, a Tiswilde. Non sarei mica venuto a chiedermi in prestito il ciclotrone, vero? No, non sono venuto per questo. Scusa, scusa. Non dobbiamo trarre conclusioni avventate. Nessuno di noi deve trarre alcuna conclusione. No, dobbiamo aspettare pazientemente che le cose ci vengano dette. Ma non è sempre facile far capire le cose alla gente. Mi rendo conto che dobbiamo sempre essere consapevoli dell'uditorio più ampio che le nostre parole possono avere. Ma la mancanza di un ciclotrone in Germania non è certo un segreto militare. Non ho idea di cosa sia un segreto e di cosa non lo sia. Nessun segreto, neppure sul perché non ce ne siano. Tu non puoi dirlo, ma io sì. È perché i nazisti hanno sistematicamente osteggiato la fisica teorica. Perché? Perché la maggior parte di quelli che lavoravano in quel campo erano ebrei. E perché così tanti erano ebrei? Perché la fisica teorica. La fisica studiata da Einstein, Schrödinger, Pauli, Born, Sommerfeld, da te e da me, in Germania è stata sempre considerata inferiore alla fisica sperimentale e le cattedre e i posti di assistenti di teorica erano gli unici ai quali gli ebrei potessero aspirare. Di fisica, d'accordo, solo di fisica. Questa è fisica! È anche politica. A volte è penosamente difficile tenere separate le due cose. Dunque, hai visto quei miei due articoli? Io invece non ho letto niente di tu ultimamente. No. Non è da te? Troppo insegnamento? Non insegno, non in questo momento. Caro Heisenberg, non ti avranno mica tolto la cattedra a Lipsia? No, no, sono ancora a Lipsia, a parte della settimana. E per il resto? Dove capita? Il problema, vedi, è più lavoro, non meno. Capisco, forse. Senti, sei in contatto con qualcuno dei nostri amici in Inghilterra, che ne so, con Born, Chadwick? Eisenberg, noi siamo occupati dai tedeschi e la Germania è in guerra con la Gran Bretagna. Beh, pensavo che in qualche modo potessi avere ancora dei contatti, magari, magari con qualcuno in America. Con l'America non siamo in guerra. Non ancora. Hai notizie di Pauli a Princeton, Goodsmith, fermi. Che cosa vuoi sapere? Beh, era una semplice curiosità. Sai, l'altro giorno pensavo a Robert Oppenheimer. Ebbi una accesa discussione con lui a Chicago nel 39. Sui mesoni. Lavora ancora sui mesoni? Non ne so niente. Forse sarebbe meglio che dicessi semplicemente quello che hai da dire. Già. Ai vecchi tempi tu e io avevamo l'abitudine di fare quattro passi la sera. Spesso sì. Ai vecchi tempi. Non ti andrebbe di fare una passeggiatina stasera in memoria dei vecchi tempi? Fa un po' fresco stasera per una passeggiata. Ti ricordi dove ci siamo conosciuti? Certo, a Göttingen, nel 1922. Già, cioè, a una lezione celebrativa in tuo onore. Era un grande onore. Eri celebrato per due ragioni: prima di tutto, perché eri un grande fisico. Sì. E poi, poi perché eri una delle pochissime persone in Europa disposte ad avere rapporti con la Germania. La guerra era finita da quattro anni e noi eravamo ancora come delle brosi, ma tu ci tendesti la mano. Hai sempre ispirato affetto, lo sai. Dovunque sei stato, dovunque hai lavorato, in Danimarca, in Inghilterra, in America, ma in Germania, ti abbiamo venerato perché ci avevi teso la mano. La Germania è cambiata. Già, allora eravamo in disgrazia e tu potevi essere generoso. Adesso invece siete in aula. E la generosità è più difficile, ma allora ci tendesti la mano e noi l'afferrammo. Già. No, no. Tu non a pensarci bene. Tu la mordesti. Ma che cosa? La mia mano, davvero. Io te la tesi nel modo più aristocratico. E tu la zannasti io. Sì? Proprio la prima volta che ti vidi a Göttingen. Ma non so di che cosa stai parlando. Ti alzasti e ti avventasti contro di me. Ah sì, ma feci soltanto dei commenti. Era una splendida giornata estiva. Dai giardini sale un profumo di rose. Fisici, matematici, eminenti schierati a esprimere approvazione per la mia benevolenza, per la mia saggezza. E improvvisamente... Salta su un ragazzino impudente e mi dice che le mie formule sono sbagliate. Erano sbagliate. Quanti anni avevi? Venti. E Nils ha improvvisamente deciso di volergli di nuovo bene, malgrado tutto. Perché? Che cosa è successo? Sarà stato il ricordo di quella giornata estiva a Gottingen? O tutto l'insieme? O niente di niente. Qualunque cosa sia stata. Il tempo di metterci a tavola e dalle fredde ceneri si sono di nuovo levate le fiamme. Sei sempre stato così combattivo. Era la stessa cosa quando giocavamo a ping pong a Tisvilde. Sembrava quasi che volessi uccidermi. Ma no, volevo vincere. Volevo vincere, naturalmente. E anche tu volevi vincere. No, io volevo soltanto una piacevole partita Avresti di ping pong. Avresti dovuto vedere l'espressione del tuo volto. Vedevo quella del tuo. Ma poi quelle partite di poker su nella Baita, in Baviera... Una volta ci ripulisti tutti, te lo ricordi, con una scala inesistente. Allora, siamo tutti matematici al tavolo e siamo sicuri al 90% che lui non ha nulla in mano, ma va avanti, rilancia, rilancia con una sicurezza folle, finché la nostra fede nella probabilità matematica inizia a vacillare e uno alla volta ci ritiriamo. Ero convinto di averla davvero alla scala. Avevo preso una carta per un'altra. Ho bleffato con me stesso. Oh, povero Nils. Sì, certo, povero Nils, ci ha ripuliti. Dai, eri competitivo in modo sfrenato. Una volta ci hai convolto tutti a giocare a poker con carte immaginarie. E tu hai giocato a scacchi con Weizsäcker su una scacchiera immaginaria. E chi ha vinto? C'è da domandarlo? In Baviera scendevamo con gli sci per andare a fare la spesa. Lui trasformava anche quello in una gara, ricordi? Quella volta stavamo là con Weisacher e qualcun altro. Tirasti fuori perfino un cronometro. Il povero Weisacher ci impiegò 18 minuti. Tu scendesti in 10 minuti, naturalmente. 8, 8. Non ricordo quanto ci misia. <ride> 45 minuti. <ride> Grazie. Ho l'impressione che qui si stia continuando la corsa. Edi Bor, la tua sciata era, era come la tua scienza. Ma che cosa aspettavi? Che Vaisakher e io tornassimo indietro per suggerirti qualche piccolo cambiamento di percorso. Probabilmente. Tu facevi 17 versioni di ogni slalom, vero? Eh, e senza me pronta lì a batterle a macchina. Sì, ma almeno io sapevo dove ero. Alla velocità a cui andavi tu, ti scontravi con la relazione di indeterminazione. Se sapevi dove eri una volta giù, non sapevi a quale velocità ci eri arrivato. Se sapevi a quale velocità eri sceso... Non sapevi di essere arrivato. Eh, ma io non mi fermavo certo a pensarci su. Non per criticare. Ma forse è questo che si potrebbe criticare in una parte della tua scelta. Io arrivavo sempre, comunque. Senza curarti di quello che distruggevi strada facendo. Finché la matematica funzionava, eri soddisfatto. Esatto. Se qualcosa funziona, funziona. Più sci veloce, prima ti ritrovi su burroni e crepati. Più usci veloce, meglio pensi. Non per contraddirti, Heisenberg. Ma questo è molto, molto interessante, <ride> come dire che è una sciocchezza, ma non lo è. Le decisioni escono da sole quando scendi a 70 km all'ora, perché improvvisamente c'è l'orlo del nulla davanti a te. E allora che fai? Curvi a sinistra, curvi a destra, o ci pensi su e muori. Nella tua testa tu curvi in entrambe le direzioni. Come quella particella. Quale particella? Quella che hai detto che passa contemporaneamente attraverso due fenditure diverse. Ma sì, certo, nel nostro vecchio esperimento di pensiero, sì, sì. Oh, il disgraziato gatto di Schrödinger. <ride> che è vivo e morto allo stesso tempo. Povera bestia. Tesoro era un gatto immaginario. Lo so rinchiuso insieme a un'immaginaria fiala di cianuro. Lo so, lo so. E così la particella è qui, la particella è là. Il gatto è vivo, il gatto è morto. Hai curvato a sinistra, hai curvato a destra. Finché l'esperimento non è finito, questo è il punto. Finché la camera sigillata non è aperta e l'abisso ha girato e si scopre che la particella ha incontrato di nuovo se stessa e che il gatto è morto. E tu sei vivo. Non correre, Eisenberg. La deviazione stessa era la decisione. Non correre, non correre. Silenzio. A che cosa starà pensando adesso? Alla sua vita? Alla nostra? Beh, forse dovremmo avere abbastanza caldo adesso. Avevi proposto una passeggiata? Sì, fa abbastanza caldo. Non staremo via molto, cara. No, no, una settimana al massimo. La nostra famosa escursione nello Zealand. E così sono di nuovo fuori a passeggio. Ci è riuscito. E se passeggiano, parlano. Parlano in modo alquanto diverso, naturalmente. Ho battuto a macchina tante di quelle pagine su come le particelle si comportano diversamente quando non sono osservate. Io sapevo che Nils non avrebbe resistito se il discorso avesse superato i primi minuti, non fosse che per curiosità. Ora che sono fuori, un'ora diventerà due, magari tre. La prima cosa che fecero fu uscire per una passeggiata. A Gottingen, dopo quella lezione, Nils andò immediatamente a cercare quel presuntuoso giovanotto che aveva messo in discussione le sue formule e lo trascinò a fare una camminata in campagna, passeggiare, parlare, fare la sua conoscenza. E quando Heisenberg venne qui a lavorare per lui, rieccoli di nuovo che partono per il loro grande giro dello Zealand. Molta della fisica di questo secolo loro l'hanno fatta all'aperto. Già. E tutte le sere a Copenaghen dopo cena Facevano la passeggiata intorno a Felden Park, dietro l'Istituto. Ma questa volta, nel 41, la loro passeggiata prende una piega diversa. Dieci minuti dopo che sono usciti, rientrano. Non ho ancora sparecchiato la tavola che vedo Nils sulla porta. Capisco subito che è agitato. Non riesce a guardarmi negli occhi. Heisenberg vuole salutarci. Se ne va. Lui neppure mi guarda. Grazie, è una serata deliziosa, quasi come ai vecchi tempi. Sei stata molto gentile. Non vuoi un caffè o un bicchierino? No, devo rientrare presto e preparare la lezione. Ma tornerai a salutarci prima di partire? Non credo a molti impegni. È di nuovo come nei peggiori momenti del 27, quando Nils rientrò dalla Norvegia e lesse per la prima volta l'articolo di Heisenberg sull'indeterminazione, cosa che loro sembravano aver dimenticato all'inizio della serata, ma io no. Forse gli era ritornato all'improvviso in mente di quella volta, solo che a giudicare dalla loro espressione deve essere accaduto qualcosa di peggio ancora. Scusami se ho detto o fatto sì, qualcosa, sì. ha significato molto per me essere di nuovo qui con voi due. Forse più di quanto possiate immaginare. Piacere nostro. Salutaci Elisabeth. Certo. E anche i ragazzi. Forse quando questa guerra sarà finita, se ne usciremo sani e salvi. Arrivederci. Politica? Fisica. Comunque non ha ragione lui, ma come può aver ragione? Una boccata d'aria mentre si parla, ti va? Una boccata d'aria? Due passi in giardino. Più salutare che starcene chiusi in casa, forse. Certo. Per tutti gli interessati. Sì, grazie. Come può aver ragione lui. Wheeler e io abbiamo sviscerato tutto l'argomento nel 39. Che cosa ho detto? Niente, non lo so. Ero troppo arrabbiato per stargli dietro. Qualcosa che riguarda la fissione? Che cosa accade nella fissione? Spari un neutrone contro un nucleo di uranio. Questo si scinde e sprigiona energia. Una grande quantità di energia, giusto? Quanto basta per spostare un granellino di polvere. Ma sprigiona anche altri due o tre neutroni, ognuno dei quali ha la possibilità di scindere un altro nucleo. <coughs> Così ciascuno di quei due o tre nuclei scissi sprigiona a sua volta energia. E altri due o tre neutroni. Sciando, fai rotolare un mucchietto di fiocchi di neve che diventa subito una palla. Una catena sempre più ampia di nuclei scissi. Penetra all'uranio, raddoppiandosi e quadruplicandosi in milionesimi di secondo da una generazione all'altra. Prima abbiamo due scissioni, per semplificare, poi due al quadrato, due al cubo, due alla quarta, due alla quinta, due alla sesta. Il fragore della valanga che cresce e riecheggia da tutte le montagne circostanti. Finché alla fine, diciamo dopo 80 generazioni, sono stati spostati due all'ottantesima granellini di polvere. Due all'ottantesima. È un numero con 24 zeri, granelli di polvere a sufficienza per formare una città con tutto quello che contiene. Ma c'è un intoppo. C'è un intoppo, grazie a Dio. L'uranio naturale si compone di due differenti isotopi. Per lo più è uranio 238 che si può fissionare solo con neutroni veloci. Ma la maggior parte dei neutroni fissiano l'altro isotopo, l'uranio 235 e meno dell'1% dell'uranio naturale è uranio-235. Questa è stata la grande scoperta di Bohr, un'altra delle sue straordinarie intuizioni. Gli era venuta in mente quando era a Princeton nel 39 passeggiando per l'università con Wheeler. Momento caratteristico di Bohr. Avrei voluto essere presente per godermelo. Cinque minuti di profondo silenzio mentre passeggiavano e poi Adesso senti qua, ho capito tutto. In realtà è un doppio intoppo, perché l'uranio 238 rallenta i neutroni e li assorbe. Perciò una reazione a catena esplosiva non avverrà mai nell'uranio naturale e per ottenere un'esplosione occorre separare 235 puro. E per far sì che la catena duri abbastanza per un'esplosione su vasta scala, 80 generazioni diciamo, ne occorrono molte tonnellate. Ed è estremamente difficile separare una simile quantità. Beh, però è una difficoltà stuzzicante. Una difficoltà provvidenziale. Le migliori stime, quando era in America nel 1938, suggerivano che per condurre anche un solo grammo di uranio 235 ci sarebbero voluti 26.000 anni. E per allora, sicuramente, questa guerra sarà finita. Quindi lui si sbaglia, capisci? O potrei sbagliare io. Potrei aver sbagliato i Ma che cosa aveva detto esattamente Heisenberg? È quello che tutti avrebbero voluto sapere allora, e per sempre dopo di allora. E che cosa aveva risposto esattamente Bohr? Fu la prima cosa che i miei colleghi mi chiesero quando feci ritorno in Germania. Che cosa disse Heisenberg a Niels e che cosa rispose Nils? Quello che ci teneva più di tutti a saperlo era lo stesso Heisenberg. Insomma, che cosa dicesti di così misterioso? Ma non c'è niente di misterioso, non c'è mai stato alcun mistero in realtà. Lo ricordo molto bene, perché era in gioco la mia stessa vita e scelsi le parole molto attentamente. Io ti chiesi semplicemente se come fisico uno aveva il diritto morale di lavorare allo sfruttamento pratico dell'energia atomica, giusto? Non ricordo. Non puoi ricordarlo perché ti mettesti immediatamente in allarme rimanesti come folgorato. Ero inorridito. Inorridito, bene, questo lo ricordi. Stavi lì a guardarmi inorridito. Perché l'implificazione era ovvia. Tu ci stavi lavorando. Sì, e così tu traesti subito alla conclusione che io stavo cercando di fornire a Hitler armi nucleari. Ed è questo che facevi. No, un reattore è questo che stavamo cercando di costruire, una macchina per produrre energia, per generare elettricità, per far andare le navi. Non parlasti affatto di reattore. Ma non dissi niente di niente, non esplicitamente, non potevo perché non avevo idea di quanto potesse essere ascoltato, di quanto tu avresti potuto riferire ad altri. Sì. Ma poi io ti chiesi se davvero pensavi che la fissione dell'uranio potesse essere sfruttata per la costruzione di armi. Ah, ti sta tornando in mente. E ricordo chiaramente la tua risposta. Dissi che allora sapevo che ciò era possibile. Ed è questo che suscitò il mio orrore. Perché eri sempre stato convinto che per le armi servisse il 235 e che non avremmo mai potuto separarne abbastanza. Ma con un reattore sì. Con un reattore può darsi, perché nell'uranio naturale si può sostenere una reazione a catena lenta. Quello che avevamo scoperto comunque era che se fossimo riusciti a far partire il reattore, il 238 nell'uranio naturale avrebbe assorbito i neutroni veloci. Esattamente come avevi previsto tu nel 39. Tutto quello che stavamo facendo era basato su quella tua fondamentale intuizione, perché il 238 avrebbe assorbito i neutroni veloci, questi. Lo avrebbero trasformato in un elemento completamente nuovo. Il nettunio, che a sua volta sarebbe decaduto in un altro nuovo elemento. Almeno altrettanto fissile quanto il 235 che non potevamo separare. Il plutonio. Il plutonio. Se avessimo potuto costruire un reattore, avremmo potuto costruire delle pompe. Per questo ero venuto a Copenaghen. Ma di questo non potevo dire nulla. E poi a quel punto tu smettesti di ascoltarmi. La bomba era già esplosa nella tua testa. Io mi accorsi che stavamo tornando verso casa. La passeggiata era finita. La nostra unica occasione per parlare era svanita per sempre. Perché avevo afferrato il punto centrale. Che in un modo o nell'altro tu vedevi la possibilità di fornire a Hitler armi nucleari. Tu afferrasti almeno quattro diversi punti centrali tutti sbagliati. Dicesti a Rosenthal che io avevo tentato di scoprire le tue idee sulla fissione. Poi dicesti a Weisskopf che ti avevo chiesto cosa ne sapevi del programma nucleare alleato. Addirittura, secondo Chadwick, io speravo di convincerti che non esisteva nessun programma tedesco. Ma la cosa più incredibile è che pare che tu abbia detto a qualcuno che io avevo cercato di ingaggiarti per lavorarci. Benissimo, ricominciamo tutto da capo. Questa volta non c'è la che nascosta. Non ci sono le spie inglesi. Nessuno ci sta osservando. Solo io. Solo Margrete. Ora spiegheremo tutto a Margrete. Sai che sono fermamente convinto che noi non facciamo scienza per noi stessi, ma per poterla spiegare agli altri. Va bene, con parole semplici. Con parole semplici. Sì. Tu non la pensi così, lo so. A te piacerebbe descrivere il tuo lavoro con equazioni differenziali, ma per amore di Margrethe... Parole semplici. Parole semplici. D'accordo. Siamo qui a passeggiare ancora una volta. E questa volta sono assolutamente calmo e ascolto attentamente che cosa hai da dire. Ma non si tratta di quello che io ho da dire. Si tratta di quello che ha da dire tutto il gruppo nucleare tedesco di Berlino. Weizsäcker, Hahn, Birz, Jensen, Autermans. Tutti vogliono che io venga a discuterne con te. Noi ti consideriamo come una specie di padre spirituale. Il Papa. È così che chiamavate Nils alle sue spalle. E adesso volete che vi dia la soluzione? La soluzione, no. Beh, secondo il tuo collega Jensen, sì. La soluzione è l'ultima cosa che voglio. Beh, tu hai detto a uno storico che Jensen l'aveva espresso perfettamente. Io la soluzione è per questo che sarei venuto. Io ero convinta che la soluzione fosse concessa per i peccati commessi e di cui ci si è pentiti, non per quelli intenzionali o ancora da commettere. Appunto, per questo ero tanto turbato. Tu eri turbato. Ma sì, perché tu me l'hai concessa la soluzione, è proprio questo quello che hai fatto. Mentre entravamo in fretta verso casa, mormorasti qualcosa riguardo al fatto che in tempo di guerra ognuno è costretto a fare tutto quello che può per il proprio paese, vero? Lo sai il cielo cosa ha detto. Ma adesso sono qui, profondamente calmo e cosciente e soppeso le parole. Tu non vuoi la soluzione, capisco. Vuoi che ti dica di non farlo? D'accordo. Ti poso la mano sul braccio. Ti guardo negli occhi, nel mio modo più papale, e ti dico, tornatene in Germania, Heisenberg. Raduna i tuoi colleghi nel laboratorio, tutto il gruppo, Weizsäcker, Hahn, Wirz, Jensen, Autermans, tutti gli assistenti, tutti i tecnici. Salta su un tavolo e di loro. Nils Bohr dice che, secondo il suo autorevole giudizio, mettere a disposizione di un maniaco un sofisticato strumento di assassinio di massa è... Come posso dire? Un'idea davvero molto, molto, molto seriamente priva di interesse. Che succede? Gettate via tutti i vostri contatori Geiger? Beh, ovviamente no. Perché vi arresterebbero? Ma no, che ci arrestino non farebbe alcuna differenza. Io dirigo il mio programma per l'Istituto Kaiser Willem, ma c'è un programma rivale dell'esercito, diretto da Kurt Diebern e lui è un membro del partito. Se io me ne andassi, direbbero semplicemente a Diebler di portare avanti anche il mio programma. Insomma, non vuoi che ti dica di sì, ma neppure che ti dica di no. Io voglio solo che tu mi ascolti attentamente, invece di correre via per la strada come un matto. Benissimo, eccomi qua. Avanzo molto piano, ieraticamente, e ascolto con molta attenzione mentre mi dici: Che le armi nucleari richiederanno uno sforzo tecnico enorme. È vero e che divoreranno risorse colossali. Risorse colossali? E che cioè. prima o poi i governi dovranno rivolgersi agli scienziati per chiedere se valga la pena di impegnare quelle risorse, ovvero se vi sia una qualche speranza di produrre le armi in tempo per farne uso. Certo, però... Aspetta, a quel punto dovranno rivolgersi a te e a me. Siamo noi che dovremo consigliarli se andare avanti oppure no. Alla fine la decisione spetterà a noi che ci piaccia o no. Ed è questo che vuoi dirmi? Sì, è questo quello che voglio dirti. Cioè, per dirmi questo, hai fatto tutta questa strada. In mezzo a tutte queste difficoltà, per questo, hai gettato al vento quasi vent'anni d'amicizia, solo per dirmi questo. Sì, solo per dirti questo. Heisenberg. Questo è ancora più misterioso. Ma perché me lo vieni a dire? Che cosa dovrei fare io? Il governo di una Danimarca occupata non verrà certo a chiedere a me. Se dovremmo produrre armi nucleari. No, ma prima o poi se io riesco a mantenere il controllo del nostro programma, il governo tedesco verrà da me. Chiederanno a me se continuare o no e io dovrò decidere che cosa dirgli. E allora è un modo molto semplice per toglierti d'impiccio. Dire la semplice verità, come hai detto a me. Dire loro quanto sarebbe difficile. Magari si scoraggerebbero. Forse perderebbero ogni interesse. Ma così dove andremo a finire? Quali sarebbero le conseguenze se fallissimo? Che cosa posso dirti che non dica tu stesso? C'era un articolo su un giornale di Stoccolma, secondo il quale gli americani starebbero lavorando a una bomba atomica. Ah! Ah! Adesso ci sono. Adesso capisco tutto. Tu credi che io abbia dei contatti con gli americani? È possibile. Sì, non è da escludere. Se qualcuno ce li ha nell'Europa occupata, quello sei tu. Allora è vero. Vuoi informazioni sul programma nucleare? Io voglio alleato. solo sapere se ne esiste uno, un accenno, un indizio. Io ho appena tradito il mio paese, ho rischiato la vita per avvertirti del programma tedesco. E adesso dovrei renderti il favore? Io devo sapere, sono io che devo decidere. Se gli alleati stanno costruendo una bomba, che cosa scelgo per il mio paese? Hai detto che sarebbe un errore immaginare che si possa nutrire meno amore per il proprio paese se questo è piccolo e indifeso. Già. Ma sarebbe un altro banale errore pensare che uno ami di meno il proprio paese perché capita che sia in errore. Io sono nato in Germania. La Germania è mia moglie. La Germania è i nostri figli. Io devo sapere che cosa decidere per loro. È un'altra sconfitta. Un altro incubo come quello in cui sono cresciuto. Mio caro Heisenberg, non c'è nulla che io possa dirti. Non ho idea. Se esista o no un programma nucleare alleato. Sta per partire proprio mentre noi due stiamo parlando. E forse io sto scegliendo qualcosa che è ancora peggiore della sconfitta. Perché la bomba che stanno fabbricando deve essere usata su di noi. La sera di Hiroshima Oppenheimer disse che questo era il suo unico rimpianto, che non avevano prodotto la bomba in tempo per usarla sulla Germania. Dopo non fece che tormentarsi. <ride> Dopo sì, certo. Se non altro noi ci tormentammo un po' prima. Vedi, io mi domando se c'è stato uno solo fra loro che si sia soffermato a riflettere, non fosse che per un breve istante, su quello che stavano facendo. L'ha fatto Oppenheimer? L'hanno fatto Fermi, Teller, Zirard, L'ha fatto forse Einstein quando scrisse a Roosevelt nel 39 sollecitando la finanziaria e la ricerca sulla bomba? O l'hai fatto tu? quando fuggisti da Copenaghen due anni dopo e andasti allo Salamos. Oh, caro il mio Heisenberg, noi non stavamo dando la bomba a Hitler. Ma non l'avreste nemmeno sganciata su Hitler. L'avreste sganciata su chiunque vi fosse capitato a tiro, su vecchi, donne per le strade, sulle madri e sui loro bambini. Se l'aveste prodotta in tempo, sarebbe toccata ai miei compatrioti. A mia moglie, ai miei figli. Era questa l'intenzione, vero? Era questa. Voi non avete mai avuto, mai, la minima idea di quello che succede quando le bombe vengono sganciate sulle città. Nessuno di voi l'ha mai provato, nessuno. Una sera stavo tornando dal centro di Berlino verso la periferia dopo un violento raid. Tutta la città è a fuoco, il fango nelle strade brucia, è eh, fanghiglia di fosforo fuso, ti si attacca alle scarpe come, come una specie di incandescente letame. Tutto intorno c'è gente intrappolata nelle case, gente che sta bruciando a morte. E tutto quello che mi viene in mente, sai cos'è? Ma come farò a procurarmi un altro paio di scarpe in tempi come questi? Tu sai perché gli scienziati alleati hanno lavorato alla bomba. Certo, per paura. La stessa paura che stava consumando te. Perché avevano paura che tu ci stessi lavorando. Ma por, tu avresti potuto dirglielo. Cosa? Quello che ti avevo detto io nel 1941. Che la scelta è nelle nostre mani, nelle mie e in quelle di Oppenheimer. Che se io posso dire loro la verità, quando me lo chiedono, la semplice, scoraggiante verità, lui può fare altrettanto. È questo che vuoi da me? Non che ti dica quello che fanno gli americani, ma che li fermi. No, che tu dica loro che possiamo fermare insieme tutto questo. Io non avevo contatti con gli americani. Con gli inglesi sì. Solo in un secondo tempo. La Gestapo aveva intercettato il messaggio che avevi mandato agli inglesi dopo il nostro incontro. E lo passarono a te. Perché no? Cominciavano a fidarsi di me. Fu questo che mi dette la possibilità di mantenere il controllo della situazione. Non per criticare Heisenberg, ma se questo è il piano che ti porta a Copenaghen... È come dire davvero molto, molto interessante. Non è un piano, è una speranza, o forse, forse neppure una speranza. Una folle improbabilità. Ma vale comunque la pena tentare, no, Bor, vale la pena. Ma tu, tu sei già troppo arrabbiato per capire quello che io sto dicendo. No, è arrabbiato perché sta cominciando a capire. I tedeschi cacciano via la maggior parte dei loro fisici perché sono ebrei. L'America e la Gran Bretagna li accolgono. E adesso viene fuori che questo potrebbe offrire agli alleati un'ancora di salvataggio. E tu ti precipiti subito da Nils, urlando e sopplicandoli di convincerli a rinunciare? Margrethe tesoro, forse dovremmo cercare di moderare il tono. Ma però che faccia di bronzo, dai! Che faccia di bronzo! Non volevo crederci quando ho saputo di Roche, ma sai? Credevo che fosse soltanto uno degli strani sogni in cui vivevamo all'epoca. Le rovine erano improvvisamente svanite e noi, noi, ci ritroviamo in una grande villa nel bel mezzo della campagna inglese. Sì, siamo stati rastrellati dagli inglesi, tutto il gruppo al completo, tutti quelli che avevano lavorato alla ricerca atomica tedesca. E siamo stati portati via a Farm Hall. Le nostre famiglie in Germania muoiono di fame e noi ogni sera ci mettiamo a tavola per consumare un'eccellente cena formale con il nostro simpatico ospite, l'ufficiale britannico che si occupa di noi. Sai, nessuno sa che, che siamo lì, né in Inghilterra né in Germania, neppure le nostre famiglie, ma la guerra è finita. Che cosa sta succedendo? Forse. Come in un'opera teatrale saremo assassinati in silenzio uno alla volta. Nel frattempo è tutto così deliziosamente civile. E io animo la festa eseguendo al piano delle sonate di Beethoven. Quando il maggiore Ritner ce lo dice, io semplicemente. Il rifiuto di crederci. Devo sentirlo con le mie stesse orecchie al notiziario delle nove. Veramente non avevamo idea di quanto foste andati avanti. Non posso descrivere l'effetto che ci fa. Restiamo in piedi quasi tutta la notte a parlarne, sforzandoci di renderci conto. Siamo letteralmente sconvolti. Perché? Perché era stato fatto? Perché... Non eravate stati voi. Tutte e due le cose, tutte e due. Otto Hahn vuole uccidersi perché è stato lui a scoprire la fissione. Si sente le mani sporche di sangue. Gerlach, il nostro vecchio coordinatore nazista, anche lui vuole morire perché le sue mani sono così vergognosamente pulite. Insomma, voi l'avete fatto. Avete costruito la bomba. Già. E l'avete sperimentata su un obiettivo vivente Su un obiettivo vivente Non starai mica insinuando che Nils Abbia fatto qualcosa di male Lavorando allo Salamos No, di certo, Bohr non ha mai fatto niente di male. La decisione era stata presa molto prima dell'arrivo di Nils. La bomba sarebbe stata costruita comunque, con o senza Nils. In ogni caso, il mio ruolo fu molto limitato. Oppenheimer ti ha indicato come il padre confessore della squadra. Sembra che questo sia il mio ruolo nella vita. Ha detto che hai dato un contributo importante. Spirituale, appunto. Non pratico. Fermi. Dice che sei stato tu a elaborare il sistema di attivazione della bomba di Nagasaki. Io ho solo avanzato un'idea. Intendi dire che c'è qualcosa che... Nils dovrebbe spiegare o giustificare? Nessuno si è mai aspettato da lui spiegazioni o giustificazioni. Nils Bohr è un uomo profondamente buono. Non si tratta di bontà. Mi fu semplicemente risparmiata la decisione. Già, mentre a me no. E così ho trascorso gli ultimi 30 anni della mia vita spiegando e giustificandomi. Quando andai in America nel 49, Molti fisici si rifiutarono perfino di stringermi la mano, quelle stesse mani che avevano materialmente costruito la bomba. Non vollero toccare le mie. Lascia che ti dica che se pensi di chiarire meglio le cose adesso sbagli di grosso. Margherita, io capisco i suoi sentimenti. Io no. Io sono arrabbiata come lo eri tu prima. Ma è così facile farti sentire la coscienza sporca. Perché ora deve scaricare il suo fardello su di te? Perché? Che cosa fa dopo il famoso colloquio con te? Se ne torna a Berlino e dice ai nazisti che è in grado di produrre bombe atomiche. Ma ciò che sottolineo è la difficoltà di separare il 235. Gli dici del plutonio? Ne accenna a qualche funzionario di secondo piano. Devo mantenere vive le speranze della gente. Eh, altrimenti mandano a chiamare l'altro. Diebner, sì, molto probabilmente. c'è sempre un Diebner pronto a rilevare i nostri crimini. Diebner potrebbe riuscire ad andare un po' più avanti di me. Diebner? Potrebbe, è una semplice possibilità. Non possiede un quarto delle tue capacità. Ma se per questo neanche un decimo, ma dieci volte più voglia di farlo. Potrebbe andare tutto molto diversamente se al mio posto fosse Diembren a parlare della possibilità durante la nostra riunione con Albert Speer. La famosa riunione con Speer. Eh, ma è quello che conta, è il vero momento della decisione. Siamo nel giugno del 42, nove mesi dopo il mio viaggio a Copenaghen. Tutta la ricerca sarà cancellata da Hitler se non produrrà risultati immediati. E Sper è l'unico arbitro di quello che passerà. Ora, noi abbiamo appena avuto il primo segnale che il nostro reattore funzionerà. Il nostro primo aumento di neutroni non molto, il 13%, ma è pur sempre un inizio. Giugno 42. Ma siete piovati <ride> di fermi a Chicago? Eh, ma solo che non ce ne rendiamo conto. La RAF ha dato il via ai bombardamenti a tappeto. Hanno raso al suolo mezza Lubecca, tutto il centro di Rosto, che colonia. Siamo alla disperata ricerca di nuove armi per rispondere all'attacco. Se c'è un momento per perorare la nostra causa è proprio questo. Non gli chiedi il finanziamento per continuare? Per continuare con il reattore? Certo che lo faccio, ma gli chiedo così poco che lui non prende sul serio il programma. Gli dici che il reattore produrrà plutonio? Non gli dico che il reattore produrrà plutonio. Non aspera non gli dico che il reattore produrrà plutonio. Un'omissione sorprendente, devo ammetterlo. E che cosa succede? Funziona. Ci dà il denaro appena necessario per tenere in vita il programma del reattore ed è la fine della bomba atomica tedesca, la fine. Comunque è andata avanti, corretto? Ma certo che andiamo avanti perché adesso non c'è più pericolo di farlo entrare in funzione in tempo per produrre abbastanza plutonio per una bomba. Certo che andiamo avanti con il reattore, lavoriamo come matti sul reattore. Dobbiamo trascinarlo da una parte all'altra della Germania, da est a ovest, da Berlino alla Svevia, per sottrarlo ai bombardamenti, per tenerlo lontano dalle mani dei russi. Diebner tenta di rubarlo durante il trasferimento, ma noi glielo impediamo e lo sistemiamo in un piccolo villaggio del Giurasvevo. Cioè ad Eigerlo. Sì, c'è un rifugio naturale là, la taverna del villaggio. Ha una cantina scavata nella roccia, noi scaviamo una buca nel pavimento per il reattore e io continuo a portare avanti il programma, lo tengo sotto controllo fino alla mara fine. Certe volte penso che quelle poche settimane finali a Egerloch furono l'ultimo periodo felice della mia vita. In uno strano modo, fu perfino molto sereno, perché improvvisamente eravamo lontani dalla politica di Berlino, fuori dalla portata delle bombe e la guerra stava finendo. Non c'era altro da pensare che al reattore. In realtà non siamo impazziti, eh? non abbiamo sempre lavorato. C'era un convento in cima alla rocca, sopra la nostra cantina, e io avevo l'abitudine di rifugiarmi lì dentro a suonare le fughe di Bach. Guardalo, è smarrito, è come un bambino smarrito. È stato fuori nel bosco tutto il giorno correndo di qua, correndo di là. Si è messo in mostra. È stato coraggioso, è stato vile. Ha fatto male, ha fatto bene. E adesso si è fatta notte. E lui vuole solo tornare a casa. Ed è smarrito. Silenzio. 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 Allora, Heisenberg, perché venisti a Copenaghen nel 1941? Era vero che ci parlasti di tutte le tue paure? Ma non hai pensato seriamente che ti avrei detto se gli americani stavano lavorando a una bomba? No. Non hai sperato sul serio che li fermassi? No. Saresti comunque tornato a lavorare su quel reattore, qualunque cosa avessi detto? Sì. E allora, Heisenberg, perché eri venuto? Perché ero venuto? Sì. Diccelo ancora una volta, un'altra versione dell'articolo, e questa volta magari sarà quella giusta. Questa volta capiremo e magari capirai anche tu. Dopotutto, i comportamenti dell'atomo erano difficili da spiegare. Abbiamo tentato molte volte e ogni volta che tentavamo diventavano più oscuri. Comunque alla fine ci siamo riusciti. Dunque, un'altra versione Heisenberg, un'altra versione. Perché ero venuto? E di nuovo rivivo quella sera del 41. Avanzo scalpicciando sulla gaia familiare e tiro la familiare catena del campanello. Che cosa provo? Paura, certo. E l'assurda e orribile importanza di colui che porta cattive notizie. Però sì, anche qualche altra cosa. Ci risiamo. Riesco quasi a vedere il suo aspetto. Ha ah, qualcosa di buono, qualcosa di allegro, è spensierato, speranzoso. Io apro la porta. Ed eccolo là. Vedo il suo sguardo illuminarsi nel vedermi. Lui sorride con quel suo sorriso timido da scolaro. E io provo un istante di grande consolazione. Un lampo di pura contentezza. Come se fossi tornato a casa dopo un lungo viaggio. Guardateli. Ancora padre e figlio. Solo per un istante. Anche adesso che siamo tutti morti. Sì. Per un momento sono ancora gli anni venti. E parleremo e ci capiremo come una volta. E da queste due teste emergerà il futuro. Quali città saranno distrutte e quali sopravviveranno. Chi morirà? Chi vivrà? Quale mondo sarà raso al suolo e quale trionferà? Carissimo Heisenberg? Carissimo Bor, prego, accomodati. <ride>